Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. L'altro giorno facevo una passeggiata per negozi e mi sono fermata davanti a una vetrina dove c'era una pubblicità con una famiglia e ai piedi di loro uno zaino che mi ha colpito molto. Una volta a casa ho dato un'occhiata al sito del negozio in questione e cavolo, il prezzo dello zaino per le mie tasche è improponibile. Allora ho pensato, visto che a me quel modello di zaino mi è sempre piaciuto, perché non provare a realizzarlo? Non ho molto stoffa a disposizione, però ho tolto dei maglioni vecchi. In un primo momento ho pensato di farne dei cuscini, ma penso che uno o più possa andare bene per lo zaino e della stoffa di cotone e della fodera. Vedete, cerniere e un elastico. Ho già tagliato le varie parti in feltro come al solito per dare rigidità. Queste sono le misure dello zaino, quindi sarà 40x30, ma metterò un'immagine migliore. Adesso taglio i vari pezzi. Ecco qua tutte le parti tagliate. Adesso incomincio con la parte davanti dello zaino. Ho ritagliato la striscia di feltro dove poi andrà posizionata la cerniera, quindi prendo un pezzo del maglione, lo posiziono e vado a cucire tutto qui intorno. Adesso che è stato cucito devo fare un taglio qui al centro. E svolto questo verso l'interno. Adesso devo mettere la cerniera e la fodera. Preso la misura della fessura per la cerniera e adesso taglio. Qua c'è la fessura per la cerniera che in questo caso va messa piegando così. Da cucire sia da questo lato che da questo lato. Adesso riprendo la parte davanti e cerco di centrare tutto. Adesso devo cucire tutto qua sul bordo. Ok, la cerniera è funzionante. Adesso voglio mettere qui una tasca, quindi metto da parte questo, prendo i vari pezzi perché per la tasca. Ho deciso di fare la tasca di feltro e foderato con la stessa fodera che ho usato prima. Con mettere la cerniera. Come rifinizione della cerniera prendo
due pezzettini di stoffa, in questo caso la stessa fodera, li taglio al centro. Vado a posizionarli qui e qui. Cucio qua e qua. Una volta cucita vado a prendere il centro e il centro anche di questo. Quindi la fodera. Corrispondere al centro di uno e dell'altro con la cinghia al centro tra le due stoffe. E vado a cucire la prima parte alla stessa maniera. Sistemo anche l'altro pezzo della tasca, questo qua, con la fodera. Ok, questa è fatta e anche qua la cerniera direi che funziona. Ora si deve aggiungere altri pezzi, cioè lo spessore. Adesso si deve aggiungere lo spessore alla tasca. Ho già preparato i pezzi di feltro e di fodera. Quindi vado a cucirli insieme, così. E nella stessa maniera cucio i pezzi di fodera. Adesso devo andare a cucire in modo che gli angoli vadano a corrispondere. L'ho cucito, adesso lo devo svoltare. Prendo la parte dello zaino di prima, però in questo caso la fodera la devo tenere su. La tengo qua. Deve essere solo il feltro. Adesso devo posizionare la tasca. Una.
vasca sistemata, adesso devo andare a cucire tutto intorno. E bloccato di nuovo la soffrintorno, lo metto da parte e passo ai laterali, quindi le divise di stoffa, e il feltro. I lati voglio farci le tasche, che sono eccole qua. Allora, posiziono il feltro. Si devono vedere. Qui ho i pezzi che andranno a comporre le due tasche sui laterali. E queste sono le fodere. Quindi vado a cucire qui. Adesso si girano. E allora si deve cucire dal bordo un centimetro con dritto filo, sia di qua che di qua. Adesso qua ho messo un elastico. Andiamo a posizionare la tasca al lato dello zaino. I laterali sono sistemati e adesso posso cucirli al pezzo di prima, ma prima devo finire qui. Prendo un altro pezzo di fodera della stessa misura, ecco qua, si va a cucire tutto qui intorno. Ok, quindi ho cucito fodera, così adesso la tasca è completa. Adesso posso pensare a cucire i laterali. Due, tre,
verso i laterali sono pronti, con le tasche e la tasca centrale. Lo metto da parte e posso fare il retro. Per fare il retro mi serve la stoffa esterna. Posizionata sul feltro, adesso devo preparare gli spallacci, quindi questo lo metto momentaneamente da parte e passo agli spallacci. Allora, due pezzi di stoffa che avevo già tagliato in precedenza e il feltro, quindi vengono posizionati al centro, poi piego verso l'interno. L'altro, tutto va bene, si piega, lo rifaccio e si piega, si fa una piccola piega così e si dovrebbe cucire tutto qua al centro. Gli spallacci li ho fatti, ho preparato alla stessa maniera anche altri due pezzettini da inserire sempre nello zaino. Adesso riprendo la parte posteriore e taglio un pezzo di feltro da sistemare su giù qui per mettere gli spallacci. Ok, ecco qua il pezzo di feltro. Allora io devo metterlo a 6 cm verso il basso, però calcolando dove c'è il feltro sotto. Quindi da qui. Qui ci sono 6 cm. Adesso vado a cucire gli spallacci, quindi andrebbero messi qui. L'altro la stessa distanza, quindi è messo a 6 cm anche di qua. Okay. E posso andare a cucire tutto il perimetro. Invece nella parte inferiore vado a sistemare questi con questi anellini. Sistemo e li cucio qui, anzi da questo lato. Tutto qua. Qui però è il feltro. Non so se mi sono spiegata.
stessa maniera anche dall'altro lato. Ho dovuto sostituire degli spallacci perché quelli erano troppo grossi, non riuscivo a farli passare da qua. Allora, per montarli dovevo prima passare da qui. Poi deve entrare qui e fare una cucitura qua. E poi dopo la cucitura passare questo da qui e posso rimetterlo al suo posto. Adesso va meglio. Adesso questo va montato al resto dello zaino. Quindi devo andare a cucire questo lato e questo lato ed eccolo cucito. Adesso tocca alla base. Qua ho preso la base con il pezzo, con la parte esterna. Adesso faccio spazio, blocco momentaneamente con degli spilli e basta, sistema da lì. Adesso vado a cucire tutto. Eccolo cucito. Adesso va svoltato dal dritto. Grande. Qua dietro abbiamo gli spallacci. Adesso lo metto da parte e si fa la fodera. Passiamo alla fodera. Ho già predisposto una tasca per il computer. Praticamente sarebbe due pezzi di stoffa cuciti insieme con all'interno altri due pezzi di feltro. Quindi si cuce queste qua, queste insieme alla parte dietro e al lato qua. 1, 2 e 3, tutto cucito. Dov'è? Ok, ho cucito tutti e due i lati. Adesso tocca all'altra parte, quindi va cucita. Di qui e qui. Ok, cucito anche l'altro lato, manca solamente la base. Eccola qui, già l'avevo tagliata. Quindi lato con la tasca per il computer va cucito insieme al lato della base, quindi devo acchiappare tutto.
Devo stare attenta a prendere tutti gli strati per cucirli tutti insieme. E poi il lato corto. Ok, adesso posso andare a cucire tutto, però devo lasciare un pezzo, questo lato aperto, quindi qua resterà aperto perché poi devo svoltare tutto. Ok, l'ho cucita e qua l'ho lasciata aperta, quindi adesso la metto da parte perché devo sistemare la cerniera. Per sistemare la cerniera dello zaino userò questo feltro. La cerniera l'ho modificata, ma comunque è quella con due cursori. Allora mi taglio il feltro a circa 8 centimetri. Con la stessa misura taglio la stoffa. Adesso prendo la cerniera e cerco il centro, lo segno. Centro anche qui. E la stoffa. Vado a sistemare la stoffa con il centro della cerniera e sopra l'altra stoffa. Così, e vado a cucire tutto lungo la cerniera. Quindi ecco la cucita. Adesso devo cucire anche qua fuori, qui vicino alla cerniera, sia da un lato che dall'altro. Finalmente lo zaino è montato. Adesso devo prendere il centro del lato lungo e lo segno con uno spillo. Anche dall'altro lato. Thank you.
adesso ho sistemato la cerniera, quindi ho preso la misura dal lato corto, dal centro lato corto all'altro, e quindi ho sistemato la stoffa in questa maniera. Adesso va cucita qui, quindi faccio corrispondere il centro, questo qua, e dovrei riuscire a prendere pure il feltro sotto. Adesso anche dall'altro lato. Quindi adesso so cucire sia da questa parte che di qua. Finalmente sono riuscita. Quindi l'ho cucita e eccolo qua. Adesso bisogna mettere la fodera dentro. La fodera la lascio dal rovescio. Metto dentro lo zaino. Attenzione alla tasca del computer che deve essere messa dietro dove sono gli spallacci. E adesso devono corrispondere a tutti gli angoli e si può cucire tutto. Quindi ho cucito lo zaino, ho chiuso la fodera, adesso va tutto verso l'interno e ci siamo quasi. Ecco qua, adesso devo tagliare la cerniera in eccesso a circa 5 cm, quindi la faccio a 10, meglio 10. E poi vado a rifinire con questo. Su tre lati e poi lo rifinisco sia di qua e questo, e lo stesso modo faccio anche dall'altro lato. Allora ci siamo quasi. Adesso devo inserire questo fil di ferro e lo vado a inserire qua
Quindi scuscio da un lato e lo faccio passare e poi viene sagomato. Ci siamo. Qui lo rifinisco a mano. Ora ve lo faccio vedere meglio. Eccolo qui finito. Che ne pensate? Mi piace tantissimo.